Allora, direi di iniziare questo incontro dedicato alla presentazione preliminare, perché preliminare dei risultati di un'indagine che noi svolgiamo annualmente e che poi andrà a comporre il Sustainability Monitor Report. Intanto ringrazio tutto il panel della giornata, alcuni si collegheranno in remoto, altri invece sono presenti e li ringrazio per la presenza. Farò una presentazione come l'anno scorso, di fatto, dei primi dati. I primi dati perché noi abbiamo concluso questa indagine a fine settembre, quindi abbiamo elaborato le risposte di 25 aziende, 24 aziende per la precisione, che sono quelle che hanno aderito nella parte della campagna iniziale. Pensiamo comunque, come l'anno scorso, di poi, per arrivare al completamento del report, di chiedere ad alcune aziende di dare il loro contributo. Quindi questi primi dati si potranno anche modificare o comunque si potranno perfezionare. Però ci tenevamo a fare questa prima presentazione. Coloro i quali interverranno dopo hanno ricevuto da me i risultati, l'elaborazione dei dati, quindi faremo anche un commento successivamente alla mia presentazione, e poi invece, oltre al commento, chiederò ad alcune aziende e organizzazioni che hanno sia partecipato all'indagine e che sono presenti qua di raccontare un po' quello che stanno facendo relativamente alle iniziative sulla qualificazione ambientale e sociale delle proprie catene di fornitura. Intanto iniziamo a ringraziare noi stessi, che siamo poi i promotori dell'iniziativa, ma in particolare la Buy Green Community. La Buy Green Community è questa comunità di grandi imprese pubbliche e partecipate pubbliche che si sta di fatto componendo finalmente. Stavo ragionando sul fatto che l'idea della Buy Green Community nasce dal 2016, e se andiamo con questa velocità la transizione ecologica non la faremo mai. Però dopo 6 anni siamo riusciti a passare dall'idea ai fatti. E abbiamo delle prime adesioni ufficiali da parte di imprese, alcune sono qui presenti, e pensiamo che comunque questa campagna di adesione si allargherà e arriveremo ad avere un gruppo di imprese che sono poi i promotori, i promotrici di questa ricerca che noi facciamo annualmente, che quindi ci dà energia per poi farla sempre meglio, sempre più approfonditamente, sempre più allargata a questo campione che poi vi farò vedere. Dicevo che l'indagine di cui parliamo adesso, e spero di rubarvi non più di 10 minuti, riguarda un campione che sono le 190 abbondanti grandi imprese italiane. Le imprese italiane grandi sono, diciamo, censite all'interno di rapporto Mediobanca. Noi da lì abbiamo selezionato le prime 190, le 200, quelle che hanno delle dimensioni di grande impresa. Tra queste ci sono le pubbliche, le partecipate pubbliche, le private, e abbiamo sottoposto per il secondo anno un questionario a questi soggetti. Tendenzialmente il destinatario è il responsabile, direttore del procurement o il responsabile della sostenibilità. Questi sono i due nostri indirizzi principali, i quali hanno ricevuto questo questionario, quest'anno un po' più lungo, perché una parte è fatta da ciò che era l'anno scorso, quindi una prima indagine sulle policy o sull'adozione dei criteri o sulle modalità di misurazione, e poi una parte di approfondimento che ha preso spunto anche dai risultati dell'anno scorso, che va invece a indagare su quali poi qualità ambientali nella selezione vengono applicate dalle aziende, dal procurement delle aziende. E questa parte di approfondimento erano 3 domande aggiuntive. Hanno risposto, come dicevo, 24 organizzazioni che si sono un po' modificate, come vedremo, perché di quelle dell'anno scorso, che alla fine della raccolta dei dati erano 27 o 28, mi sembra, queste prime 24 oggi sono composte in maniera differente, ma una parte consistente di queste 24 sono aziende che hanno già risposto all'anno precedente, e questo ci ha consentito di fare
un po' di confronti. Questo è il risultato in termini di caratteristiche aziendali. Noi abbiamo una maggioranza di aziende private, grandi aziende private che rispondono, sono la maggioranza, come vedete, anche se poi rispetto all'anno scorso sono diminuite in numero, mentre sono aumentate le aziende pubbliche e partecipate pubbliche, come potete vedere dal grafico che avete qua dietro. Nei settori economici presenti il manifatturiero e quello degli altri servizi, cioè non specificati altrimenti. Campione, bene? Manifatturiero immagino più parte privata, gli altri servizi invece magari anche la parte pubblica. Incominciamo con quello che è stata la prima domanda delle prime sei, quelle che abbiamo fatto l'anno scorso, e noi vediamo che le aziende confermano di aver adottato una policy sugli acquisti sostenibili, e anche se si vede che ci sta un ripensamento e quindi una necessità di migliorarle. Rispetto al 2020, se confrontiamo campione con campione, noi vediamo che la parte, diciamo, di iniziative consolidate diminuisce e aumenta la parte di aziende che sono in fase di avvio. Questo perché è cambiato il campione. Se noi invece andiamo a confrontare aziende uguali nei due anni, ci rendiamo conto che grosso modo abbiamo gli stessi risultati, anche se, ma questo è un bene, da parte delle aziende risulta essere più diffusa la parte, diciamo, di ripensamento, riesame delle proprie policy rispetto a quelle delle attività consolidate che avevano dichiarato l'anno scorso. Per quanto riguarda invece la parte relativa all'adozione dei criteri ambientali da parte delle aziende, ci fa comunque piacere constatare che non c'è nessun rispondente che dice di non farlo. Il minimo è ci stiamo avviando a farlo, cioè per noi non è assente il tema è un tema da affrontare, che stiamo iniziando ad affrontare, ma comunque la maggior parte del campione dichiara di adottare i criteri. Qui non sappiamo quanto e con che diffusione, lo sappiamo quando le aziende ci danno delle risposte integrative rispetto al mettere la crocetta, e questo poi ci consentirà anche di approfondire per esempio dopo con le aziende qui presenti. C'è una voglia di ampliare il ventaglio, no? di soggetti interessati poi da questi acquisti sostenibili, cioè si cambiano le categorie, si allargano le categorie, questa è la risposta che viene data. Quindi una parte è consolidata, una parte di aziende dice sì, l'abbiamo fatto, però adesso stiamo allargando anche le varie categorie di prodotti e servizi a cui applicare i criteri ambientali e sociali. La parte, diciamo, di confronto, non direi che ci sono delle grandi differenze, se non quella che nel 2021 ancora qui il miglioramento viene ad essere maggiore rispetto all'anno precedente, mentre per quanto riguarda il confronto aziende uguali, verifichiamo che il consolidamento è rimasto lo stesso, ma coloro i quali inizialmente erano in fase di avvio, oggi sono in uno stato avanzato e quindi vogliono agire adeguandosi maggiormente a delle policy di acquisto sostenibile. Quindi migliore la situazione. Per quanto riguarda i criteri sociali, la questione non cambia sostanzialmente, cambia nei tenori, cioè la quantità di aziende che adottano criteri sociali è inferiore rispetto a quelle quantità, alle aziende che adottano invece i criteri ambientali, quindi i criteri sociali sono un po' meno adottati dalle imprese. E c'è una maggiore numerosità del campione che dice di non occuparsene nel procurement di criteri sociali. Se andiamo a fare il confronto, anche qui vediamo che la situazione è leggermente peggiorativa, nel senso che il nuovo campione fa vedere delle cose meno brillanti rispetto all'anno scorso.
Ci abbiamo pure pensato, no? Di chi è la colpa, cioè abbiamo detto cosa è cambiato. Dovremmo andare ad analizzare i settori economici, secondo me. Però se noi andiamo a fare proprio brutalmente un'analisi, qua c'è una maggiore partecipazione di aziende pubbliche quest'anno rispetto alle private. Come dire che le private forse sono un po' più avanti nel complesso rispetto alle pubbliche. Però questa è una supposizione, nel senso non dovremmo andare a vedere meglio i dati, però è un'ipotesi di lavoro, cioè pensare magari che le imprese private sono un po' più avanti nel procurement di private o comunque con atteggiamento privato, va bene? Rispetto a quelle che invece hanno un approccio più pubblico sulla propria impresa. Per quanto riguarda il confronto, anche qui vediamo che c'è un miglioramento, cioè quello che noi andando avanti nella presentazione ci rendiamo conto che mentre i due campioni, non fanno vedere un andamento evolutivo migliorativo, quando andiamo a confrontare le stesse imprese, quelle invece fanno vedere che rispetto all'anno scorso sono andate un po' avanti e sono migliorate. Questo ci fa molto piacere. Per quanto riguarda, adesso vediamo se, ogni tanto canto. Questo, ecco, siamo alla quarta domanda e qui incomincia a cascare un po' l'asino, nel senso che quando poi chiediamo alle imprese se fanno formazione del personale impiegato, o comunque se hanno personale formato su questo tema, e quindi sull'applicazione dei criteri, l'adozione dei criteri ambientali e sociali, possiamo dire che la formazione del personale continua a essere, io qua ho commentato, il primo punto di debolezza, il tallone di Achille del procurement sostenibile. Se uno la guarda rispetto agli altri, da migliorare e assente sono le cose che nota di più, cioè il verde e il rosso sono i due pilastrini che fanno la differenza rispetto a quelle slide precedenti. Se uno poi fa il confronto 2020-2021 del campione, anche qui fa vedere che ci sta una debolezza ancora più marcata, cioè il consolidato si riduce, il miglioramento si amplia, ma l'assenza di formazione specifica è marcata e lo vedete in maniera significativa. Se invece andiamo a vedere le imprese che si confrontano da 2 anni, ecco, forse anche aver partecipato l'anno scorso all'indagine può aver portato magari a pensare di andare a fare un po' di formazione del personale, e questo si registra con una parte di consolidato maggiore, una parte di assenza, di avvio inferiore, e quindi vuol dire che praticamente siamo passati dalle intenzioni ai fatti. Sul sistema di valutazione, commento soltanto che è un aspetto positivo, no? E poi lo vediamo anche, ma perché è una cosa che secondo me tradizionalmente viene fatta dalle aziende, e l'inserimento, come vedremo poi, di criteri ambientali e sociali nella qualificazione è qualcosa che c'ha già qualche anno. E quindi qua noi vediamo che le aziende comunque si chiedono o valutano le imprese e hanno dei processi consolidati di valutazione che tengano conto anche dei criteri sociali e ambientali dei fornitori. Al punto che qua, rispetto ai dati precedenti, il campione nel suo complesso, che prima dava sempre segni di deficit rispetto all'anno scorso, fa vedere un risultato migliore, che si riverbera ancora di più nella parte di confronto tra imprese uguali. Cioè, sia il campione nel suo complesso, e in particolare il campione, diciamo, ristretto dei partecipanti alla prima, alla seconda edizione, fa vedere che il sistema di valutazione invece migliora nel tempo. Mi dovete spiegare che delle volte funziona e delle volte no. Ultima delle 6 prime domande, e poi andiamo velocemente alle altre.
perché quello che mi interessa è comunque discutere con voi di questi risultati. Adozione di indicatori, come KPI o comunque in qualche maniera rendicontati e utilizzati anche nella comunicazione. Il secondo argomento, un po' debole, ma ne parlavamo forse anche prima con la dottoressa Esposito di Tim, cioè c'è la parte della metrica, no? Così viene chiamata adesso. La parte della misurazione della dotazione che sia collegata alla misurazione di quanto è sostenibile il procurement o quanto comunque poi vedremo il procurement alimenta migliorando la prestazione ambientale complessiva e sociale dell'azienda. Ecco, su questi aspetti qua ancora abbiamo un po' le idee confuse, si incominciano a vedere evidentemente delle esperienze perché comunque ci sono dei soggetti che dicono di avere un'esperienza consolidata sui KPI o sugli indicatori di prestazione. Però il da migliorare si fa vedere, così come si fa vedere il fatto che molte imprese non hanno proprio ancora preso in considerazione questo aspetto. Questa situazione si viene vista, anche si vede, si registra anche quando andiamo a confrontare le stesse imprese, che forse rispetto all'anno scorso, che sono partite un po' più ottimiste, quest'anno magari hanno fatto una riflessione maggiore, anche perché secondo me forse un po' è cambiato il contesto e quindi quegli indicatori che utilizzavano forse non gli sono più sufficienti e quindi sono ripartiti con qualche intenzione innovativa rispetto alla misurazione. Cioè magari avevano degli indicatori che però poi si sono rivelati non sufficienti anche a rappresentare la complessità che abbiamo incontrato adesso in questi anni e quindi a questo punto probabilmente ci stiamo ripensando. E questo lo vediamo nella slide qua dietro che mette a confronto le stesse imprese negli 2 anni dove la parte in avvio e di miglioramento è più marcata rispetto all'anno precedente. Andiamo verso le ultime 3 domande. E per poi arrivare alle conclusioni, che io non lascerei lì, ma poi magari le commentiamo insieme per recuperare un po' di tempo. Noi abbiamo fatto una domanda relativa al fatto di vedere se le aziende richiedono al fornitore nelle procedure di registrazione all'albo. Capisco che ognuno poi ha i suoi modi di dire, però dobbiamo dire in qualche maniera questa cosa, se esiste un albo, se c'è una registrazione, una qualificazione, ci sono tanti modi di fare procurement. Però almeno di una qualità ambientale. E la cosa che viene fuori è che più di 2/3 del campione dice sì, noi comunque chiediamo una qualità ambientale e sociale all'azienda. A quel punto, visto che ti sei esposto, gli abbiamo detto: ma allora dici quali tra queste almeno le principali, no? Noi gli abbiamo detto il qualità di ambientale di processo, quelle di prodotto divise un po' a seconda della tipologia e poi anche delle certificazioni, chiamiamole così, di responsabilità sociale. Ecco, mi aspettavo una risposta differente, essendo ormai quasi un anziano di questi tipi di lavori, però vedermi comunque ancora predominare la certificazione ambientale, che lì l'ho chiamata il vero Green Pass delle aziende per aderire, per partecipare alle gare di appalto, ecco, un po' mi dispiace, diciamo, cioè, mi rattrista. Ecco, nel senso che nel 2021, anche se come diciamo prima, l'idea del ciclo di vita, l'approccio al ciclo di vita, che per me è una cosa che dura dal 2001 in poi, ma forse anche un po' prima, per quelli che magari studiavano queste cose, ecco, che non sia ancora nella testa delle persone che fanno impresa, mi dispiace un pochettino. E che si dicano che fanno il procurement sostenibile perché non è il caso delle presenti, però dico che magari dicono facciamo il procurement sostenibile perché chiediamo la certificazione ambientale alle imprese che partecipano alle gare d'appalto, ecco, non mi sembra sufficiente. Però questo è quello che dicono adesso e questa è la parte negativa, positiva ma negativa. La parte invece positiva che io ci leggo qua dentro è che comunque le etichette ambientali di primo e secondo tipo, cioè quelle prestazionali, quelle più note, comunque le conosciamo a memoria, Ecolabel, no? Ecco, ma anche quelle delle autodichiarazioni di qualità, no? Il riciclabile o riciclato al 100% e così via, cioè quelle di secondo tipo,
se uno le va a leggere un po' con la lente di ingrandimento, incominciano a essere dichiarate dai soggetti che fanno poi ingresso negli albi delle aziende di grandi dimensioni. Cioè, non so se gliele chiedono, ma sicuramente loro le dichiarano. In misura più forte, più alta, più maggiore rispetto a quelle che invece riguardano le certificazioni di responsabilità sociale oppure le etichette ambientali di terzo tipo come l'EPD. La conclusione di questa mia presentazione la facciamo insieme, magari la lasciamo qua se nessuno di no, qualcuno altro ha la presentazione, quindi la facciamo sparire questa qua dietro, però è il mio commento che ho fatto ieri alla conclusione della lettura dei dati che mi permetto anche di riesaminare per vedere se ci sono altre chiavi di lettura. Però diciamo a caldo, se uno dovesse fare un commento a questa prima presentazione, questo è quello che mi è venuto da dire. Siamo alla seconda edizione. Siamo contenti, questa ve la potete guardare da soli, tanto l'ho già detto quello che penso. Siamo alla seconda edizione, siamo contenti che continuino a partecipare le imprese, siamo contenti che questo abbia consentito anche di costituire la base iniziale di imprese, alcune dicevo sono qua, che andranno a costituire la Buy Green Community. Abbiamo intenzione di presentare, stavo l'altro giorno con Sabina Nicolella, una collega amica, con la quale abbiamo disegnato l'anno per la Buy Green Community. Abbiamo deciso di incontrarci fisicamente o virtualmente, questo lo diremo in 6 incontri in cui approfondiremo alcuni argomenti e tireremo fuori dei lavori proprio. Tra questi lavori ci sarà la terza edizione del Sustainability Monitor Report che faremo insieme, che decideremo anche insieme su cosa andare a approfondire. E faremo di tutto perché questo campione continui a partecipare e continui, tra l'altro, a dare dei segnali di miglioramento che ci fanno ben sperare. Ringraziandovi del tempo che mi avete lasciato, io passerei subito alla discussione, facendo intervenire, se mi date l'ok, il dottor Ravazzolo da remoto. Se mi sente, lo saluto, lo introduco, responsabile area sostenibilità delle politiche industriali e della sostenibilità di Confindustria, che ringrazio anche perché il Sustainability Monitor, così come la Buy Green Community, è partecipata da Confindustria, nel senso ci dà una mano a organizzare questa comunità di imprese, ma anche a fare in modo che le aziende aderiscano e partecipino all'indagine, e quindi nel ringraziarlo del fatto che abbia fatto parte di questo progetto, gli passo la parola per un commento a quello che ho detto fino adesso. Grazie Marco. Buongiorno a tutti, grazie a te, grazie a Fondazione Ecosistemi. Siamo alla seconda edizione di questo report. Devo dire, noi crediamo molto in questa collaborazione con Fondazione Ecosistemi. Sono anni che collaboriamo non soltanto sul tema degli appalti verdi, ma anche su diversi dossier strategici della transizione ecologica. Confindustria crede molto al tema degli appalti verdi, guardato da diversi angoli prospettici, perché riteniamo che sia uno strumento fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi ambientali e di responsabilità sociale che abbiamo davanti, come declinati nel Green Deal, nell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite. In particolare sugli appalti verdi abbiamo proprio dedicato una linea strategica, uscendo già con un position paper nel 2018, dove avevamo indicato 3 linee d'azione per il completamento della transizione verso un sistema economico completamente circolare, cioè l'abbattimento di barriere non tecnologiche, la realizzazione di capacità impiantistiche e di innovazioni tecnologiche e poi la creazione di un mercato. Il mercato, appunto, può essere creato, rafforzato, un mercato dell'economia circolare andando a puntare proprio sugli appalti verdi, quindi sia la domanda pubblica che cuba
160 miliardi di euro l'anno, il 10% del PIL, ma anche i rapporti all'interno delle filiere, quindi i rapporti tra imprese. E devo dire che da quando abbiamo iniziato questa collaborazione con Fondazione Ecosistemi, abbiamo ravvisato una serie di criticità sull'utilizzo dello strumento degli acquisti sostenibili, li chiamo appalti verdi per compendiare, per semplificare, termine forse un po' troppo spartano, ma queste criticità che avevamo individuato ancora oggi persistono, però già da questa seconda edizione di questo rapporto devo dire, Giorgio, che ci sono luci e ombre. Allora, anzitutto per quanto riguarda gli elementi positivi, io registro comunque una forte propensione delle imprese a lavorare nella direzione di qualificare in chiave sostenibile i propri acquisti, le proprie catene di fornitura. E questo è un dato che, come dire, migliora, sta migliorando nel tempo. Rimane un problema che per me è un problema centrale su cui dobbiamo lavorare e unire le forze, mondo industriale, governo, più in generale le pubbliche amministrazioni, che è quello delle competenze. Perché poi il vero punto che mi sembra immutato rispetto a quando abbiamo iniziato a fare ragionamenti, analisi sugli acquisti sostenibili, continua a essere questo il vero punto critico. E questo può valere sia per quanto riguarda le pubbliche amministrazioni, sia anche per quanto riguarda i rapporti all'interno delle catene di fornitura, quindi i rapporti tra imprese. E probabilmente, ecco, questo esercizio qui, questo report che è arrivato alla seconda edizione, ci dà, come dire, anche delle indicazioni precise, puntuali, sulle aree su cui dobbiamo concentrare gli sforzi, sulle aree su cui dobbiamo intervenire. Noi, come Confindustria, stiamo puntando a lavorare su diversi fronti. Da un lato, attraverso anche queste analisi, questi studi, migliorare la nostra capacità di proposta nell'interlocuzione con le istituzioni, con il governo. Considerato che abbiamo sempre, diciamo, ritenuto la sostenibilità un driver di politica industriale, un driver che aumenta la competitività delle imprese nel raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità. Dall'altra dobbiamo lavorare anche in casa nostra, va detto anche questo, e quindi creare momenti di confronto tra imprese, soprattutto unire nel confronto le grandi imprese con le medio-piccole. E poi sicuramente c'è un tema di formazione, come dicevo, che rimane centrale, su cui stiamo predisponendo una serie di progetti formativi che partiranno il prossimo anno e che puntano ad aggredire proprio queste debolezze che abbiamo, saranno rivolte alle nostre imprese associate e sicuramente forti anche di questa collaborazione con Fondazione Ecosistemi, forti di queste analisi che vengono fatte, dedicheremo una parte importante proprio alle catene di fornitura sostenibile. Quindi rinnovo i miei ringraziamenti alla Fondazione Ecosistemi e in particolare a Giorgio Calotti. Quello che accennava Marco Ravazzolo, i progetti, ce n'è uno di cui discuteremo anche domani mattina, che si chiama MATES, fatto per Fondirigenti, dove metteremo a punto degli strumenti di autovalutazione delle competenze, dove abbiamo inserito una parte molto importante relativa al procurement, che prima non era considerata, quindi anche rivolto ai soggetti del procurement. E domani parte la seconda parte, diciamo, del progetto, che è la diffusione, diciamo, il perfezionamento e poi la diffusione di questi strumenti,
E tra l'altro, visto che, così giusto per anticiparlo, si sta muovendo tutta un'attività relativamente alla certificazione delle competenze della sostenibilità del personale, ecco, noi cercheremo di fare in modo che questa formazione sia coerente con le richieste di certificazione, se no poi serve a poco, e quindi incontreremo anche tavoli di Confindustria o anche soggetti come l'Uni che stanno mettendo a punto delle norme su quest' aspetto. E ne parleremo domani alle 9:30. Marco Conte, Union Camere. E come ti pare? Sì, mi sposto io e ti invito a fare un commento e a raccontare anche un po' quello che fa Union Camere relativamente all'economia circolare, visto che ne sei dirigente di quell'area. Prego. Buongiorno a tutti, io ringrazio ancora una volta la Fondazione Ecosistemi e Giorgio Galotti per l'invito. Ho avuto la possibilità di guardare la sua presentazione in anticipo, quindi ho fatto qualche riflessione che ho però insomma, un po' modificato sentendolo oggi. Allora, la prima cosa che mi viene da dire è che noi in genere siamo abituati a considerare il settore privato più avanti e il settore pubblico più indietro. Da questa ricerca della Fondazione Ecosistemi c'è un punto in cui privato e pubblico stanno sullo stesso piano, ed è un piano bassissimo, ed è quello della formazione. Come tu dici che è il tallone d'Achille delle imprese, lo è anche della pubblica amministrazione. Ora, l'abbiamo sentito nel convegno iniziale, ma questo è un tema che noi insomma, affrontiamo da tempo, da quando abbiamo avviato insieme al Ministero dell'Ambiente, noi sistema delle Camere di Commercio, una serie di incontri sul territorio con le imprese, ma anche con le pubbliche amministrazioni sui temi dei criteri ambientali minimi e quindi sul Green Public Procurement. Incontrando qualche anno fa amministrazioni anche importanti che non avevano idea di che cosa noi stessimo dicendo. Ed erano anni successivi all'approvazione del nuovo codice dei contratti pubblici, quindi insomma, quando ormai era conclamata l'obbligatorietà dei CAM. È chiaro che insomma, lì è un problema di. Come diceva anche Marco Ravazzolo, di un'importantissima quota di spesa pubblica che naturalmente potrebbe orientare la produzione ai fornitori e a loro volta ai subfornitori. Quindi, diciamo, quello è un tema delicatissimo, un tema importante, un tema centrale anche nel PNRR. Però anche nelle imprese c'è questo problema. E qui la questione, guardate, è. Io sono una persona molto franca, non sarò sempre, diciamo, in questo intervento, non liscerò il pelo. Guardate che il panel delle imprese che hanno risposto è il panel delle grandi imprese, di queste alcune pubbliche imprese. Quindi, rispetto a come generalmente ragioniamo, che dalla parte si vede il tutto, qui dalla parte il tutto non lo vedi. Non lo vedi perché intanto il tutto è composto, dal nostro punto di vista, noi li vediamo tutti i giorni, da moltissime piccole e medie imprese che da questi temi sono addirittura tenute fuori, sia da come va il mercato, sia da come va proprio l'organizzazione aziendale. Il tema della sostenibilità, come anche quello dell'economia circolare, non è un problema ambientale, lo abbiamo sempre detto. Noi lo diciamo da vari anni, è un tema di politica industriale e quindi è un tema di organizzazione aziendale. E non tutte le imprese hanno diciamo, le spalle larghe per affrontarlo tranquillamente. E in assenza di una politica industriale noi non faremo che perpetuare questa situazione, per cui il tutto, che è la stragrande maggioranza di piccole e medie imprese, rimane fuori da questi discorsi, perché non ce la fa. Questo è un tema di politica pubblica, ovviamente. Non possiamo pensare che debbano fare uno sforzo da soli, perché siamo noi con le politiche pubbliche che gli chiediamo di fare questo sforzo. Quindi su questo, diciamo, devo dire onestamente,
non vedo ancora molto né diciamo, nelle prime idee di piano nazionale di resilienza e rinascita, né anche, diciamo, nelle linee di politica industriale in genere. Poi il rischio con le grandi imprese dipende dai settori. Questa è una cosa che avevo già, mi ero appuntato già quando lo vedevo ieri. Secondo me bisogna cominciare a fare una riflessione sui settori, perché risposte del tipo di quelle che abbiamo visto, specie quando poi vanno, l'ultima slide, adesso l'hai levata giustamente, ma insomma l'ultima slide è quella nella quale si chiede: ma perché fate queste scelte? No? A che cosa le collegate? Beh, guardate, dipende dai settori, cioè andrebbero valutate attentamente, perché i settori che sono collegati, diciamo, col mercato, diciamo, del consumo, ecco, diciamo così, quindi le grandi imprese che si occupano di prodotti di consumo, che ormai vuol dire dall'elettronica all'alimentare. Beh, in questi settori il rischio del greenwashing è enorme, è enorme. Quindi queste risposte vanno viste anche attraverso questo tipo di prisma, perché altrimenti non riusciamo a decodificarle del tutto. E il fatto che mi ha fatto riflettere è che, diciamo, noi segnaliamo rispetto all'anno passato, ma insomma, questo è un po' vero, diciamo, un miglioramento, diciamo, dell'atteggiamento delle imprese sui sistemi di valutazione dei fornitori, no? Ma questo in realtà, specie nelle grandi imprese, si spiega perché, con ogni probabilità, i sistemi di certificazione della qualità interni richiedono l'adozione di una serie di procedure, e dentro queste procedure c'è la verifica del fornitore, no? Cioè, lo sappiamo, insomma, credo che abbiamo, insomma, un panel di persone davanti o collegate insomma, che sono del mestiere. Quindi queste cose basta grattare un pochino e capisci qual è. Del resto lo vedi, perché come vorresti collegare questo con l'assenza sostanzialmente di indicatori, no? Su te? Perché non ti interessa quello. Ti interessa altro, ti interessa che all'interno il sistema, diciamo, l'organizzazione aziendale sia compliance con i sistemi di certificazione e vai. Del resto, diciamo, qualificare il fornitore serve anche per giustificare a volte, diciamo, che si ricorre a un certo tipo di fornitura, mo, di beni o servizi, non cambia la cosa, che magari costa un po' di più di quello che garantiscono imprese che non hanno questo tipo di certificazione. Quindi questo fa parte non del greenwashing, questo fa parte diciamo, mi viene da dire, del fatto che dobbiamo lavorare, dobbiamo campare, non dobbiamo perdere troppo tempo appresso a queste cose, facciamo così e andiamo avanti. Quindi ancora, secondo me, nel mondo della produzione questi temi servono al marketing più che alla produzione vera e propria. Ecco, questo è un tema che dobbiamo tenere presente anche quando facciamo queste indagini. Quindi magari andare a vedere, che ne so, cosa fa l'ENI rispetto a cosa fa la Lavazza, cambia il quadro. È comunque giusto sottolineare che questo tipo di indagini vanno fatte, diciamo, forse anche su ambienti molto più vasti, perché come può la pubblica amministrazione, con la richiesta di, diciamo, del rispetto dei CAM, di beni che incorporano la sostenibilità e possibilmente anche, diciamo, il riciclo di materie, possono orientare il mercato, lo stesso possono fare le grandi imprese, perché è chiaro che la grande impresa ormai non produce tutto dentro casa, ha i suoi subfornitori, quindi spingere comunque sui subfornitori
è utile allo sviluppo, diciamo, di un habitat produttivo più sostenibile, però ai tempi lunghi, quindi comunque io ribadisco che l'assenza di politiche pubbliche è un problema. Poi siamo all'indomani della pubblicazione della Strategia Nazionale dell'Economia Circolare e quindi non posso non sottolineare che in quel documento c'è una particolare attenzione, diciamo, al mercato delle materie prime e seconde e dei sottoprodotti. Qui, diciamo, vorrei rappresentare, visto che me lo chiedeva Giorgio, di dire un po' cosa facciamo. Sul tema delle materie prime e seconde e dei sottoprodotti, il sistema camerale sta lavorando con il Ministero dell'Ambiente da molti anni. Abbiamo creato, devo dire, del resto la norma tale, così si capiva fin dall'inizio, ma insomma con poco successo, una piattaforma per le materie prime e seconde, anzi, pardon, per i sottoprodotti, ma vabbè, diciamo. Però questa piattaforma noi siamo pronti a farla evolvere verso un sistema di incontro di domanda e offerta di materie prime e seconde e di sottoprodotti. Quindi se, diciamo, la strategia dell'economia circolare andrà verso questo, diciamo, verso questo, questa richiesta, noi siamo pronti a metterlo su un sistema di questo genere, che so benissimo che non è facile per le aziende, perché abbiamo ormai da quasi 20 anni un sistema di, diciamo così, di borse merci telematiche per i prodotti alimentari, diciamo anche come materie prime del settore alimentare, insomma si fatica, perché un sistema che in qualche modo, pur nell'anonimato delle parti, garantisce un po' di trasparenza sui prezzi, non è sempre gradito. Però questo è un, diciamo, per noi sulle materie prime e seconde dei sottoprodotti, al di là dell'aspetto del prezzo, che insomma è un sottoprodotto di un sistema di gestione, ma non è quello l'obiettivo, è invece quello di facilitare l'incontro tra la domanda e l'offerta di queste materie, perché questo è un altro collo di bottiglia della diffusione del ricorso a materie che incorporano, diciamo, prodotti che incorporano criteri di sostenibilità e riutilizzo di materie prime e seconde, e quindi, diciamo, proviamo se possibile a rimuoverlo questo collo di bottiglia. Sì, vabbè, poi lavoriamo anche sul nuovo sistema di tracciabilità, che è un altro elemento della strategia nazionale dell'economia circolare, per cercare di far dimenticare a tutti l'esperienza del Sistri. Vediamo, insomma, stiamo facendo già delle prime sperimentazioni insieme a un vastissimo panel di imprese, tra cui ci sono molte imprese grandi, ma anche imprese medio-piccole, insomma, perché quello sarà un sistema che riguarderà tutti. Voglio chiudere facendo questa riflessione. La sostenibilità, come anche il tema del riutilizzo di materie, di scarti, di lavorazione, di sottoprodotti, come diceva anche la vicepresidente di Confindustria stamattina nel primo convegno, crea un problema di prezzi. Questo è inevitabile in questo momento. Finché non si sviluppa un mercato di queste materie prime e seconde, sottoprodotti, chiamateli come vi pare, ma insomma finché questo mercato non si sviluppa, il problema del prezzo è un problema che dobbiamo affrontare. Noi in un incontro che abbiamo avuto prima dell'estate con il ministro Cingolani abbiamo fatto qualche proposta, ma sappiamo benissimo che queste proposte non possono essere proposte nazionali, perché questo è una politica comunitaria, stiamo parlando di un tema di competitività e inevitabilmente si dovrà agire anche a livello comunitario. Per esempio, sui prodotti energetici abbiamo le accise,
che sono un'imposta armonizzata, sui beni, specie anche quelli di consumo, perché insomma quelli che si scambiano le aziende, l'IVA praticamente non è un costo, quella è una cosa che, ma sul prezzo finale l'IVA conta per il consumatore. Quindi avere la possibilità per i beni che incorporano un certo livello di riciclo e riutilizzo e quindi che possono dimostrare di essere, diciamo, sostenibili ma anche circolari, non sono la stessa cosa come è evidente, ma insomma avere un'IVA agevolata sarebbe diciamo, per il consumatore e quindi anche per il consumatore, considerate che la pubblica amministrazione è un consumatore finale per l'IVA, quindi parte i lavori pubblici dove diciamo, ci sono già delle IVA agevolate, ma sull'acquisto di beni l'IVA è al 22% anche per il settore pubblico, quindi avere un'IVA agevolata su questi beni favorirebbe, diciamo, la domanda dei consumatori e quindi potrebbe rifluire sull'offerta dei produttori, ma anche quella è un'imposta armonizzata, un'imposta comunitaria, non possiamo decidere noi in Italia che facciamo una certa cosa, perché esistono delle possibilità, ma insomma sono molto ridotte per i settori lavoro intensive, queste cose qui, non stiamo parlando di questo, qui stiamo parlando che se il Green Deal europeo deve avere delle risorse, non deve avere solo delle risorse che si riversano sul mercato per favorire, ma devono anche consentire, diciamo, e quindi non risorse direttamente erogate, ma sistemi che consentano al consumatore di avere un prezzo finale migliore. E anche questo favorirebbe evidentemente l'apertura del mercato a questi beni. Io penso di aver dato anche troppo tempo, qui mi fermo e comunque sono, se dovesse essere necessario, sono qui per altre riflessioni. Grazie. Ringrazio Marco Conte anche per i consigli di lettura dei dati e anche per quella, diciamo, stoccatina ai sistemi di valutazione dei fornitori, che sostanzialmente sono, ho visto il dottor Monnani dire effettivamente un po' è così. Sì, no, i presenti sono tutti innocenti. Sì, sì, no, no, però effettivamente è un po' burocratizzato dalla qualità, che ormai c'è una certa età e quindi praticamente le valutazioni si fanno anche per come si fa la soddisfazione del cliente. Però comunque questi due consigli li prendiamo, li assumiamo, li facciamo nostri e facciamo in maniera tale anche di chiedere altri consigli a chi interverrà dopo, che dovrebbe intervenire in remoto, che è la professoressa Di Maria, professoressa dell'Università di Padova, a cui passo immediatamente la parola per intervenire a un commento di quello che abbiamo detto fino adesso. Grazie. Buongiorno a tutti e grazie per l'invito. Ringrazio Giorgio Galotti, la Fondazione Ecosistemi, assolutamente per il bellissimo lavoro che è stato presentato oggi. Io vorrei articolare l'intervento attorno a 5 punti che recuperano alcuni spunti che sono già emersi negli interventi precedenti e che vorrei in qualche modo approfondire. Sicuramente il punto di partenza è che le grandi imprese hanno assolutamente un ruolo di traino e di promozione del tema della sostenibilità lungo le catene del valore, e questo è un elemento importante. Ci sono però diverse motivazioni che in parte forse traspaiono dalla lettura dei dati e che magari anche in un futuro potrebbero essere ulteriormente approfondite e che riguardano un duplice livello, un po' era legato all'intervento che si dicevano sulle certificazioni. Cioè, e ci sono anche, abbiamo visto anche rispetto insomma, le nostre indagini, come da un lato questa attenzione verso l'applicazione dei criteri legati alla sostenibilità nella selezione dei fornitori è funzionale, diciamo così, a rispondere a delle logiche più legate al contesto regolativo. Dall'altro però c'è anche un tema che secondo me può essere interessante da porre come che riguarda invece tutto il tema del risk management. Magari ci sono alcune filiere su cui è più evidente rispetto ad altre, no? Penso al sistema della moda, ma l'idea di in qualche modo rendere l'impresa, che poi è soprattutto verso il mercato responsabile, in grado di rispondere o di valutare o di quantificare quelle che sono le potenzialità di rischio
che da anni o che implicazioni ambientali della propria offerta possono generare in funzione di quanto diciamo la propria catena di fornitura è in qualche modo sostenibile. Questo elemento secondo me è un aspetto che va considerato e si lega alle motivazioni che erano emerse in una delle ultime slide che venivano presentate da Giorgio Galotti e che riprenderò. Quindi un aspetto tra regolazione, diciamo, e valutazione del rischio. Secondo elemento, e qui diciamo seguo quello che il relatore che mi ha preceduto ha sottolineato, credo che sia importante anche poi, magari anche diciamo nel successivo approfondimento che verrà fatto rispetto ai dati, fare una distinzione tra il mondo della manifattura e il mondo dei servizi, perché le implicazioni che questo ha, per esempio rispetto al tema della gestione delle risorse, del controllo su quello che è la fornitura in entrata rispetto alla propria capacità di utilizzare queste risorse e portarle verso il mercato, cambia a seconda appunto che l'impresa sia un'impresa di servizi piuttosto che manifatturiera. Non so se nella categoria altri servizi rientrino, per esempio, il mondo del retail, il mondo della distribuzione, che naturalmente, e questo mi porta al terzo punto, può avere anche, diciamo così, competenze diverse rispetto alle imprese manifatturiere sulla conoscenza e sulla lettura, sulla capacità di valutare l'effettivo grado di fornitura in chiave sostenibile dei propri fornitori. Quindi il tema delle competenze è un tema che è già stato accennato e che forse vede, però questo diciamo bisognerebbe approfondirlo, diciamo il contesto della manifattura in un certo senso forse più pronto, ma anche più come dire, più in grado di poter valutare o selezionare o riorganizzare le proprie relazioni di fornitura rispetto al mondo dei servizi. Però questo lo pongo magari come spunto di discussione. E arrivo al terzo punto. Uno degli elementi che, diciamo, sottolineerei, qui sono d'accordo con Giorgio Galotti nel dare una lettura positiva dei numeri che abbiamo visto, è che c'è stato ed è in corso, e credo non finirà mai, un processo di apprendimento. Cioè la valutazione sulla sostenibilità e l'applicazione dei criteri è un processo in divenire che non si ferma, e quindi da questo punto di vista più viene praticato, più consente in realtà anche allo stesso buyer, cioè chi poi compra, di avere le competenze giuste e l'esperienza giusta per riuscire effettivamente a discernere e a valutare e a costruire un ranking, diciamo, dei fornitori che sia effettivamente diciamo, corretto, e quindi non necessariamente solo fidarsi, ecco, di quello che può essere il contesto della certificazione. Io porrei però l'accento anche, diciamo, un po', ovviamente non era oggetto dell'intervista, però anche nella prospettiva non soltanto diciamo dell'impresa, quindi del buyer, ma anche del fornitore. Oggi questo processo di costruzione, di raggiungimento della sostenibilità richiede di essere almeno in due, ovvero, e qui mi ricollego alla domanda proprio sulle motivazioni strategiche e alla parola chiave che era stata citata, quella dell'economia circolare, oggi i fornitori non sono sempre dei soggetti passivi, ma hanno soprattutto nel mondo manifatturiero delle grandi competenze sul processo, sui materiali, sull'ottimizzazione, sulle tecnologie, e quindi questo elemento secondo me è molto importante nel momento in cui si vanno a costruire o a selezionare i fornitori, ma anche a costruire dei criteri in qualche modo di selezione e di indicatori di valutazione dei fornitori, perché in alcuni casi non necessariamente era, diciamo, lo spaccato che emergeva da queste prime domande, ma può essere che ci sia la costruzione o la selezione dei fornitori sulla base di alcuni parametri che magari nella prospettiva dell'acquirente vengono ritenuti importanti, ma che non sempre sono consentono di cogliere magari quello che è la vera novità da un punto di vista del percorso innovativo che magari il fornitore in chiave di sostenibilità è in grado di portare. E quindi questo, diciamo, per spezzare una lancia anche a favore della fornitura. E arrivo al quarto punto, il tema delle certificazioni. Qui diciamo sono d'accordo con la valutazione che portava anche Giorgio Galotti nella presentazione dei dati. Io sottolineerei il fatto che diciamo così l'applicazione di certificazioni che hanno maggiore in qualche modo complessità può essere legata a quello che è già stato detto prima per effetto di due elementi. Uno è appunto la dimensione delle competenze, e quindi ritorno al tema per esempio servizi manifattura, cioè quanto effettivamente poi
la riconoscibilità e la rilevanza rispetto alla valutazione di prestazione del prodotto sono elementi importanti rispetto a un'attenzione invece più sul processo, ma anche si lega alla necessità o ai vincoli connessi a un processo di innovazione continua, e quindi quanto poi questa dimensione di valutazione di aggiornamento continuo dei fornitori e di richiesta di certificazioni si sposa con una dinamica, diciamo, di evoluzione settoriale o di mercato che magari in alcuni casi o in alcuni settori può essere più rapida rispetto ad altri. Quindi una volta qui colgo lo spunto appunto anche diciamo del relatore di Unioncamere che mi ha preceduto, nell'entrare poi eventualmente in una dinamica settoriale per andare a capire quali sono le concrete diciamo elementi che portano meno a scegliere una lettura piuttosto che l'altra. Un punto riguarda il tema delle performance e dei KPI. Se da un lato è vero che è assolutamente importante diciamo così andare a costruire e a scegliere dei key performance indicator che tengano sempre più conto di questi aspetti di sostenibilità, diciamo questo elemento che è ancora minoritario, no, nel report, invece secondo me sarà sempre più, ovviamente lo dico solo io, importante. Oggi c'è una visione che è sempre più composita della performance di un'impresa, che hanno una dimensione economico-finanziaria naturalmente, ma anche ambientale e sociale, e questa rendicontazione non finanziaria richiede di portare e di valutare quali sono le implicazioni di impatto, e quindi il fatto che ci sia uno spazio ancora, diciamo, di investimento significa che il processo è in atto, ma naturalmente siamo soltanto ai primi passi. Ancora una volta però qui gioca un ruolo importante, appunto il ruolo della grande impresa nell'accompagnare e nell'aiutare la dimensione della fornitura, ma anche è diciamo sempre più importante che le piccole e medie imprese che venivano anche citate siano in grado, come dire, di contribuire a rendere evidenti e a misurabili questi indicatori che poi lungo tutta la filiera devono essere messi in evidenza, altrimenti si rischia di avere una lettura solo parziale e magari non così ricca di quelle che sono invece le implicazioni ambientali che questo tipo di politiche a livello di impresa, ma poi anche di filiera, possono essere raggiunti. Io mi fermerei qui e sono naturalmente disponibile poi per ulteriori commenti. Vi ringrazio. Grazie alla professoressa Di Maria per il commento, anche per farci notare, come ha fatto anche Marco Conte, che il grande assente è il fornitore, la piccola e media impresa. Noi effettivamente ci stiamo occupando di chi compra e non di chi vende. Questo però non è proprio vero, nel senso che comunque tra coloro che partecipano a questa indagine e che parteciperanno, no, alla By Green Community, noi annoveriamo Eni, la quale, come ci dirà Marco Casati, si sta dando da fare per la transizione energetica ed ecologica. Adesso vediamo come, e ce lo facciamo raccontare da lui, e nelle iniziative che sta facendo, sicuramente quella della piattaforma OpenS, dove effettivamente ci sono 2600, così mi dicevano ieri, operatori che sono dei fornitori, è un esempio in cui il grande assente nella nostra indagine invece diventa una sorta di protagonista, perché deve raccontare poi all'impresa che gli compra i propri beni, i propri servizi, come li fa e con che garanzie ambientali e sociali. Quindi passo subito la parola a Marco Casati di Eni, che ci farà un intervento da remoto e che quindi verifico se è tutto a posto, e gli passo la parola. Ringrazio Giorgio di tutto il lavoro svolto, dell'ottimo lavoro tra l'altro svolto col report, so in pochi giorni, perché sono colpevole di essere stato tra gli ultimi a consegnare l'elaborato. E direi che con gli interventi precedenti, riferiti poi al commento del report, sono stati toccati un po' tutti i temi che avevo in qualche modo anche, mi ero anche segnato io. Diciamo che raccolgo il tutto poi per una tematica assolutamente più generale, che è quella della consapevolezza e della cultura, no? sui temi della sostenibilità. Penso che tutti gli interventi fatti finora puntavano al fatto che oggi questo tipo di cultura, questo tipo di consapevolezza è ancora troppo estremamente polarizzata probabilmente
a parte a livello geografico sui paesi occidentali, sicuramente nelle istituzioni e probabilmente anche ancora non in tutte e nelle grandi imprese. E anche in questo contesto sicuramente c'è da crescere in maniera molto importante. Infatti anche nel rispondere al questionario, la differenza tra rispondere che l'attività a cui ci si riferisce in quel momento è da migliorare piuttosto che consolidata, ti lascia sempre lì, questo già succedeva anche l'anno scorso, il dubbio che consolidato in realtà non lo puoi scrivere mai, non lo dovresti scrivere mai, perché c'è sempre qualcosa da migliorare in quello che stai facendo, e questo è quello che ci è successo dall'anno scorso, da 2 anni fa, da 3 anni fa, da quando aveva iniziato il nostro percorso di coinvolgimento dei fornitori. Il tema del coinvolgimento dei fornitori è proprio quello, credo che sia in questo momento l'elemento centrale di tutta la discussione, soprattutto le PMI. Noi abbiamo un parco fornitori di quasi 6.000, oggi 6.000 fornitori in albo, di cui che rispecchia assolutamente, a parte sugli internazionali, però rispecchia assolutamente quello che è il panorama del paese. Quindi l'80%, 80-85% oggi dei fornitori in albo ENI sono piccole e medie imprese, quindi in molti casi supera il 60%, stiamo parlando addirittura di micro imprese. Quindi un tessuto industriale, di manufatturiero, di servizi clamorosamente ampio e clamorosamente bisognoso poi di essere supportato in questo percorso. Citava Giorgio il tema degli strumenti che stiamo cercando in qualche modo di mettere a disposizione del nostro mercato della fornitura, e non solo, perché alcuni di questi strumenti OpenS che citava Giorgio sono strumenti da ecosistema, quindi ENI fornisce insieme ad altri poi la potenzialità di riconoscere la propria carta d'identità, la carta d'identità della sostenibilità, e poi supportare la crescita a seconda del punto di partenza. Però credo che il coinvolgimento e dell'altra azione forte che dispendiosa che stiamo portando avanti parta dal parlare con le imprese. Voi capite che parlare con 6.000 imprese non è semplice, ma in realtà è quello che stiamo facendo nei diversi settori. Quindi oggi incontriamo, lo abbiamo fatto con gli imballi, lo stiamo facendo col trattamento dei rifiuti liquidi, con i trasporti, parliamo direttamente con i nostri fornitori in albo, li mettiamo a conoscenza di quelle che sono in questo momento gli obiettivi che non solo la nostra azienda, ma tutto il mondo dell'energia, tutto il mondo industriale, direi l'intero pianeta, sta portando avanti. Cerchiamo di capire con loro qual è la distanza, qual è il gap culturale o di consapevolezza, ritorno al tema originale, sui temi di cui stiamo raccontando, e costruiamo insieme a loro un possibile percorso. Un possibile percorso, e qua richiamo il tema dei KPI. I KPI oggi, probabilmente noi stessi come ENI oggi rispondiamo a, credo, 20-30 questionari solo di procurement all'anno, provenienti da società di rating, provenienti da fondi di investimento, che ci chiedono come affrontiamo la nostra sostenibilità. Sono domande che ovviamente non prendono in considerazione il settore a cui sono fatte, e quindi risentono delle conseguenti debolezze nel non avere poi spesso una risposta adeguata, addirittura la domanda non è adeguata in partenza. Con questo tipo di incontro con i fornitori invece stiamo cercando di costruire dei KPI insieme a loro che siano specifici di settore. Anche qua lo citava la professoressa nell'intervento precedente, proprio andare in modo dedicato sul settore per capire quali sono i temi rilevanti per la crescita sostenibile, ambientale, sociale, di governance, qual è l'argomento che in quel momento può portare avanti in maniera rilevante, materiale, significativa quel mercato. Quindi sicuramente rimane la volontà di conoscere, torno al tema della carta d'identità, il complessivo di quello che è un comportamento, di quello che è il DNA di un'impresa. Ma dall'altra parte, per spingere assieme in una direzione, dobbiamo assolutamente puntare per primi a questo tipo di KPI, di questo tipo di indicatori. Costruito il KPI, se ne costruisce la strada, e quindi dove, rispetto agli obiettivi che ci stiamo dando a livello europeo, a livello nazionale, a livello aziendale, no, di crescita sul contenimento delle emissioni, sull'efficientamento energetico, sul risparmio della risorsa idrica, a seconda del mercato che meglio può catturare questo elemento, soprattutto nel breve periodo, allora affrontiamo questa crescita, la condividiamo con i fornitori, li rincontriamo periodicamente per valutare insieme a loro questo avanzamento,
ed è chiaro che incontreremo imprese che avranno difficoltà, imprese che non si sono nemmeno ancora espresse nei nostri confronti, perché anche qua nella piccola media impresa esistono anche fasce di imprese che sono più avanti, imprese che sono più indietro, e sicuramente in questi nostri confronti sono le prime queste che intervengono, ma noi dobbiamo stare attenti anche alla seconda, dove stanno le difficoltà, perché rappresentano comunque per noi, come i nostri fornitori, una responsabilità su cui governare in qualche modo una direzione, perché il trend è comunque quello, ma loro di questo ne sono coscienti, ed è per quello che sul tema vado un po' in controtendenza, solo sul tema della formazione. Ma la giro dal punto di... perché se si parla di formazione in termini strutturati, sono d'accordo che esiste una debolezza, sono d'accordo che esiste una debolezza anche dal lato dell'offerta formativa, perché noi oggi ci stiamo facendo supportare, aiutare comunque da alcune realtà che sulla formazione sono sicuramente, hanno portato avanti sicuramente un messaggio importante, però è difficile trovare un'offerta formativa che ricostruisca esattamente il percorso di cui vi ho raccontato, cioè che vada più in profondità della semplice domanda valida per tutti i giorni, permettetemi il termine. Questo tipo di formazione noi lo facciamo sul campo, magari alcuni dei nostri buyer, alcuni dei nostri qualificatori possono mancare poi di struttura, ma sanno esattamente quali sono i temi rilevanti per quel mercato. Quindi mi governano e ci governano la direzione e il raggiungimento di quegli obiettivi. Quindi sulla formazione sono un pochino più, non so nemmeno se controcorrente, perché magari con questo tipo di differenza che ho fatto si può anche essere d'accordo. Strutturalmente è vero, strutturalmente oggi bisogna far crescere noi, le PMI, e anche chi porta avanti, come si diceva prima, chi porta avanti politiche industriali che influenzano interi settori. Chiudo con la parte di standard, di certificazioni e di enti che lo fanno, dicendo che sicuramente è sicuramente un tema anche questo. Oggi il proliferare di certificazioni, soprattutto in ambito sostenibilità, e non mi riferisco solo a quelli che sono stati citati nel questionario raccontati prima, sta mettendo un po' in difficoltà le imprese. Qua torno ancora al tema, visto che c'è stato anche raccontato da loro stesse, non sanno più esattamente come gestire, come certificare, come raccontare e quindi farsi anche certificare per presentarsi al meglio dal punto di vista della loro sostenibilità, in questo caso ambientale, ma anche le certificazioni sociali sapete che stanno crescendo in maniera smisurata. Andrebbe anche qui gestita su questi temi una regia che in questo momento non so a chi possa appartenere, più difficile che sia assolutamente in mano anche alle grandi imprese, però una regia che faccia capire esattamente qual è l'esatto profilo che in questo momento bisogna creare per seguire un percorso che è di tutti noi. E questo vale per questi standard, per le certificazioni, per i KPI, per la formazione, un po' per tutto. Dobbiamo disegnare questo percorso assieme. Io spero anche che con i vari network che stiamo creando, compreso la By Green Community, si possa portare poi a fattor comune, coinvolgendo anche le imprese che ognuno di noi nel nostro piccolo è in grado di poter aiutare, supportare e includere in questo percorso. Vi ringrazio. C'era un sito che si chiamava labelindex.org, mi sembra, che censiva i label, appunto, i marchi ambientali e sociali, e ne vedevo il trend negli anni. Se uno avesse potuto investire nella crescita del numero delle certificazioni, sarebbe diventato ricco. Credo che adesso si parli di 400-450 bollini che hanno un carattere ambientale e sociale, quindi la confusione di cui parlava prima Marco Casati la capisco perfettamente. Solo qualche anno fa ne eravamo 340, ecco, per capire il trend di crescita. Appena si pensa qualcosa, ma lo facevamo anche nel marketing territoriale, appena c'avevi qualcosa da vendere facevi il marchetto, no? E quindi con il fatto delle autocertificazioni questo è stato sicuramente utilizzato in maniera impropria, ne abbiamo adesso tantissime, a volte anche incomprensibili nel significato. Detto questo, andiamo avanti veloci perché siamo mezz'ora in ritardo e quindi non succede niente, però ci piaceva essere anche un pochettino puntuali.
Passo la parola al dottor Monnani, Massimiliano Monnani di Poste Italiane, che oggi viene a testimoniare l'impegno che in qualche maniera si sta maturando negli anni, nel senso, per quanto ne so io, testimone degli incontri che ho avuto con il dottor Monnani qualche anno fa e dei suoi colleghi, l'attenzione all'acquisto sostenibile non è di ieri mattina, ecco. E magari ce lo facciamo raccontare da lui. Grazie. Tanto grazie per l'invito, ringrazio la Fondazione Ecosistemi. Diventa difficile dire qualcosa di ulteriore rispetto a un dibattito che, insomma, per me è stato molto utile, ricco. Ho ascoltato gli interventi di tutti i relatori precedenti, nei quali tra l'altro mi riconosco quasi integralmente. L'esperienza di Poste Italiane è un'esperienza sostanzialmente analoga a quella di Eni, che è stata descritta poco fa. Parte ovviamente da un forte ingaggio da parte del nostro amministratore delegato, il dottor Del Fante, che ha riportato, diciamo, al centro della strategia aziendale, della strategia di business di Poste Italiane, il tema sostenibilità. La nostra struttura è una struttura recente, perché è stata costituita sostanzialmente all'inizio del mandato, del primo mandato del nostro amministratore delegato nel 2017, ma ha avuto, come dire, un percorso molto importante, esponenziale, in un lavoro proprio di coinvolgimento e di consapevolezza di tutta l'organigramma del gruppo. Poste Italiane ovviamente è un'azienda che ha un'organizzazione complessa, che opera tra l'altro in settori diversi tra di loro, per cui ogni volta è difficile poi collocarla, no? Torniamo al discorso dei questionari cui fece accenno il relatore di Eni, che arrivano e che spesso fanno delle domande in cui è difficile anche collocare la peculiarità di un'azienda come Poste, che opera in settori molto diversi, dalla logistica alla finanza, all'assicurazione e alla corrispondenza. Quindi è stato un percorso importante quello che è stato fatto all'interno dell'azienda, perché occorreva passare dalla sensibilità, diciamo, che è tradizionale in Poste Italiane ai temi ambientali, sociali e di governance, anche per la sua natura di azienda che ha una forte vocazione al sociale e alla coesione territoriale, passare da una sensibilità dei singoli a un posizionamento, a una precisa volontà dell'azienda in quanto tale. E questo è stato determinante, appunto, l'ingaggio del nostro amministratore delegato. E il percorso è stato fatto a tutti i livelli, è stato anche un percorso di formazione, di sensibilizzazione specifico e generale sui temi della sostenibilità. Però dobbiamo anche ricordare che, e questo poi entriamo nel merito, che poi il salto di qualità le aziende lo hanno fatto quando è stato introdotto il tema della rendicontazione non finanziaria, l'obbligatorietà della rendicontazione non finanziaria, che ha stimolato, e quindi torniamo per esempio a alcuni spunti del dottor Conte rispetto, no, al ruolo dei decisori politici nel dare impulso ai processi di cambiamento e di promozione della sostenibilità a tutti i livelli. Quindi noi abbiamo fatto il percorso di rendicontazione non finanziaria e siamo al terzo anno del bilancio integrato, all'interno del quale tra l'altro ovviamente ci sono tutti gli indicatori, quindi che poi sono indicatori che non nascono solo da impulsi o da valutazioni interne dell'azienda, ma nascono da un processo circolare di coinvolgimento dei nostri stakeholder e quindi anche dei nostri fornitori a tutti i livelli. Tra l'altro stiamo adesso per iniziare il ciclo del forum multi-stakeholder, che prevederà un ulteriore ampliamento delle modalità di coinvolgimento dei nostri fornitori. Anche per quanto riguarda Poste Italiane, la platea dei fornitori è una platea che è essenzialmente per l'80% riconducibile a soggetti piccoli e piccolissimi, anche perché la caratteristica della nostra azienda, che ha una forte capillarità sul territorio, orienta anche per una voluta scelta verso una catena di fornitura il più possibile corta, una filiera corta, per poter anche concorrere in tema di sviluppo economico al tessuto, appunto, del territorio circostante, soprattutto per una serie di attività, di filiere di attività che possono essere le manutenzioni, le pulizie, tutti quei servizi che possono essere riconducibili a soggetti economici del territorio e che quindi in qualche maniera apportano, diciamo, un impatto positivo rispetto allo sviluppo economico del territorio immediatamente limitrofo
alle sedi di Poste Italiane. Sul tema della catena di fornitura mi rifaccio agli interventi precedenti, ovviamente ci sono anelli forti e anelli deboli. Un'azienda importante come Poste, che ha una vocazione appunto alla responsabilità sociale d'impresa, è evidente che deve guardare agli anelli deboli, quindi a cosa può fare una grande azienda anche con altri strumenti, con forme di partnership, di network e quant'altro, per accompagnare le imprese piccole e piccolissime verso un adeguamento consapevole. Quindi non percepire, perché il problema è capire la percezione che hanno le piccole e piccolissime imprese di quelle che sono gli adempimenti, e utilizzo volutamente questo termine perché così vengono percepiti, adempimenti ed oneri che in qualche maniera le aziende che promuovono i principi della sostenibilità delle catene di fornitura in qualche maniera trasferiscono sui loro fornitori. Quindi questo trasferimento non deve avvenire in maniera burocratica, in maniera, come dire, scontata, ma deve essere effettuato con una, diciamo, con due, su due direttrici: da un lato con forme di accompagnamento, di coinvolgimento e di in qualche maniera di assistenza per quanto possibile nelle fasi procedurali di adempimento, ma dall'altro anche con processi di acquisizione di consapevolezza culturale, perché non c'è miglior modo di far veicolare i principi della sostenibilità nelle catene di fornitura se non con dei discorsi, con un approccio che va a promuovere, a stimolare la consapevolezza da parte di queste aziende piccole e piccolissime che i valori della sostenibilità devono essere visti anche in un'ottica di utilità collettiva, ma anche di business della propria azienda. Quindi questo è un percorso sul quale, a mio avviso, anche con l'aiuto della Fondazione Ecosistemi, insieme alle altre aziende che sono, diciamo, in fase di adesione a questa community, potrebbe essere attenzionato per il futuro, estendendo l'attività anche di ricerca e di analisi su questi elementi, su questi punti. Chiudo dicendo quello che fa Poste da parte nostra, è perché la ricerca ha evidenziato che c'è una maggiore attenzione ai temi ambientali rispetto a quelli sociali. Ecco, da parte nostra devo dire che siamo un po' in controtendenza, perché come Poste Italiane entrambi i temi rivestono una pari dignità e una pari importanza, e tra l'altro nei nostri, diciamo, indicatori e quindi anche nei sistemi di valutazione di qualificazione dei fornitori, il tema del sociale, dell'inclusione sociale, è un tema molto importante ed è presidiato. Noi abbiamo fatto anche degli esperimenti, delle iniziative nell'ambito di iniziative di responsabilità sociale per l'inserimento lavorativo di donne vittime di violenza in uscita dai circuiti, diciamo, dei centri antiviolenza, anche con forme di moral suasion nei confronti dei nostri fornitori, affinché, al di là di quelli che sono, come dire, gli impegni presi in sede di contratti sulla base di quello che è il codice dei contratti pubblici, potessero valutare anche inserimenti aggiuntivi di persone che uscivano da situazioni di questo tipo. Quindi il tema, per esempio, del sociale nei contratti prevede anche delle forme di valutazione sul numero di personale che proviene da situazioni di svantaggio sociale, che possono essere appunto gli istituti di detenzione, forme, diciamo, di patologie di dipendenza, oppure situazioni appunto quali quelle che ho descritto di donne vittime di violenza. Ecco, chiudo ovviamente ringraziando ancora la Fondazione Ecosistemi e ovviamente Poste rimane, come dire, sempre attenta a un'evoluzione, perché si è detto prima, l'ha detto anche il rappresentante di Eni, il consolidato in realtà è un consolidato transitorio, perché insomma l'obiettivo che le aziende si pongono è quello di essere sempre in linea non solo con quelle che sono le regole e i requisiti che ci vengono richieste per le varie certificazioni, ma soprattutto con la propria idea di sostenibilità, di responsabilità sociale, che nel caso di Poste è parte integrante della propria strategia di business. Grazie molto. Mi sono segnato tre cose che ha detto il dottor Molnanni che forse hanno fatto, non è che hanno fatto la differenza, però a parte la questione sociale, che mi sembra che sia tangibile, no? L'attenzione al sociale di Poste, però il fatto che ci sia stato un amministratore delegato che ha preso un impegno, il fatto che nel frattempo la reputazione finanziaria, aziendale, veniva misurata anche da aspetti che riguardavano l'ambiente
e la responsabilità sociale, gli ESG, no? Che per voi in qualche maniera, ma la rendicontazione non finanziaria era una cosa che veniva prima, ma poi dopodiché è stata quasi scavalcata dalla tassonomia. E questi sono secondo me due punti, no? di spinta forte, cioè, il fatto che ci sia poi il convincimento del capo, anche perché voi siete un paese, non so, sarete 150.000, sono pochissimi rispetto a prima. Ecco, quindi diciamo che i numeri sono quello che sono. La cosa che mi ha colpito, no, è il fatto, l'ho chiamato la motivazione dolce, no? Il fatto di, me la sono segnata così, il fatto di portare i fornitori a essere consapevoli della necessità di cambiamento. Quindi questa azione di accompagnamento, quasi tenero per me, da come Poste, no? 125.000 persone, parla con la microimpresa e però l'accompagna affinché ci sia un cambiamento di attenzione rispetto a alcuni temi e quindi anche di prestazione. Questo mi ha colpito felicemente. Detto ciò, passerei subito invece all'intervento del relatore successivo, che è Luigi Cerciello Renna, che credo debba essere pronto in remoto, della Sogin. La Sogin, nel senso, mi verrebbe da dire cosa fa la Sogin, perché secondo me fa una cosa importantissima in questo contesto generale, che è quello di cercare di arrivare al decommissioning degli impianti nucleari nel nostro paese, e lo sta facendo in questo periodo in maniera un po' più intensa, perché da poco è uscita la carta delle aree potenzialmente idonee ad ospitare il deposito nazionale, che non è proprio un giochetto, ecco, diciamola così. E per cui ringrazio doppiamente il dottor Cerciello e ripasso la parola. Grazie. Ringrazio ovviamente Giorgio Galotti per l'invito a prendere la parola. In continuità un po' con gli interventi che mi hanno preceduto e soprattutto con l'ultimo, quindi parto proprio dal fatto che nel 2020, nell'anno che abbiamo lasciato alle spalle, abbiamo avuto un nuovo piano industriale per il gruppo Sogin, che caratterizzerà il periodo 2020-2025, i prossimi 5 anni. Ebbene, come obiettivo del piano industriale assunto dall'attuale mandato societario, c'è proprio l'integrazione dei principi di sostenibilità sociale, ambientale ed economica in tutti quelli che sono i processi industriali e produttivi, e sono testimone del fatto che con un impegno trasversale a tutte le articolazioni societarie l'azienda, la comunità aziendale è assolutamente in maniera proattiva in movimento verso questo obiettivo. Sogin è la società pubblica che è responsabile dello smantellamento degli impianti nucleari italiani e anche della gestione dei rifiuti radioattivi, compresi quelli, lo rammento, prodotti da attività industriali, da attività di ricerca e anche da attività di medicina nucleare. Sono attività che ovviamente portano tutto l'assetto Sogin ad assicurare un approccio considerazione della sicurezza dei cittadini, come a dire, è nel nostro core. E la nostra visione della sostenibilità è proporzionata al modo in cui la vogliamo declinare. La decliniamo con i termini di trasparenza, la decliniamo con i termini di responsabilità, la decliniamo con i termini di inclusione, in poche parole di equilibrio. Di equilibrio tra le varie dimensioni a cui la sostenibilità ci riporta. Giorgio l'ha ricordato, da inizi gennaio è stata pubblicata la Carta Nazionale per l'individuazione dei siti potenzialmente idonei a ospitare il deposito nazionale, un'infrastruttura ambientale di superficie dove verranno messi in sicurezza tutti i rifiuti radioattivi. Ebbene, questo per dire che la società ha la sostenibilità ambientale nel proprio mandato statutario. Ho visto l'indagine, è stato interessantissimo, mi accodo a chi
vede nella formazione una, ha registrato in mezzo agli altri elementi, quello della formazione, una nota dolente o comunque critica. Vi devo dire che già a livello di ufficio acquisti e appalti, ma tendenzialmente in tutta la società, noi a livello di risorse interne stiamo puntando sulla formazione on the job. Quindi far sì che tutti i processi quotidiani siano l'occasione per rivisitare le strategie di committenza alla luce dell'obiettivo della sostenibilità. Rivisitiamo costantemente tutti gli atti prodotti fino all'oggi proprio per cercare di conformarci verso gli standard nazionali e internazionali, e questa è un'occasione per favorire non solo competenza, ma anche quella che è necessario valorizzare, la coscienza, la presa di coscienza di un qualcosa che non deve essere visto solo come un adempimento, ma veramente come un obiettivo comune, condiviso. Sogin, nel proprio, come ricavabile nel proprio bilancio di sostenibilità, ha un rapporto costante con i propri stakeholder, tra fornitori o comunque contraenti generali, e un aspetto tipico della nostra società è quella che noi chiamiamo analisi di materialità. È un elemento che vi invito anche a vedere consultando il nostro bilancio di sostenibilità. Noi ovviamente definiamo una tematica materiale quando genera un impatto reale o potenziale, fosse di natura economica, di natura sociale o ambientale, oppure comunque influenza in modo significativo la valutazione della nostra organizzazione da parte degli stakeholder. E con una metodologia che è quella della somministrazione di un questionario tramite messaggio email ai rappresentanti di ognuna delle principali categorie di stakeholder esterni che abbiamo precedentemente individuato, tra fornitori, associazioni di impresa, comunità scientifica e medica, associazioni ambientaliste, ordini professionali, scuole e università, opinion leader, media, enti e istituzioni nazionali, gli chiediamo di esprimere una valutazione sui temi individuati da Sogin come cruciali per adempiere agli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. Altro dato distintivo per quanto riguarda le policy ambientali della nostra società. Fatta questa panoramica, ovviamente come direttore di un ufficio che è abbastanza nevralgico dal punto di vista dei temi oggi oggetto di vaglio, e anche alla luce di quella che è l'indagine che abbiamo commentato fino adesso, ovviamente la mia visuale va su quella che può essere una o più criticità di sistema paese. E allora, come non dire che in questo momento, tra tante cose che abbiamo affrontato, tra tanti elementi che chi mi ha preceduto ha giustamente evidenziato, rispetto a quelli che sono punti di forza o punti dolenti, ritardi o accelerazioni che si sono avute nel tempo, ecco, parlo dal mio punto di vista, questi criteri ambientali minimi che oramai sono entrati nel gergo degli operatori di settore al punto tale da essere un fattore di orientamento. Bene, a oggi comunque, per indirizzo giurisprudenziale, i criteri ambientali minimi non possono essere qualificati come requisiti né di partecipazione né di esecuzione. E questo va detto. E lo si è avuto, come dire, questo è un, si è consolidato quello che sto dicendo a seguito di varie sentenze in questo ambito, che hanno a un certo punto di vista anche inevitabilmente orientato l'ente pubblico, un'amministrazione aggiudicatrice nei confronti dei propri fornitori o candidati fornitori. Non sono definibili come requisiti di partecipazione perché afferiscono ad un concorrente, ad un candidato operatore economico, non sono definiti
requisiti di esecuzione in senso proprio, perché sono esigibili soltanto nel momento in cui c'è, al momento della stipulazione. E quindi che cosa succede? Succede che nel momento in cui siamo di fronte all'esigenza di richiedere alla platea dei nostri contraenti, ab origine del rapporto che si voglia instaurare, requisiti che richiamano la sostenibilità ambientale a tutto tondo, andremo in infrazione, perché si rischia di imporre ad un candidato in fase di partecipazione un qualcosa che però basta soltanto indicare come mero impegno futuro nel caso in cui uno si aggiudichi una commessa. Ebbene, questo io mi permetto di sottolinearlo come una distorsione del sistema, un meccanismo che non consente appieno di svolgere tutte le belle intenzioni o comunque le belle dichiarazioni di principio a cui le amministrazioni si ispirano e che vanno declarando ovviamente nel contesto dei dibattiti pubblici. È un qualcosa su cui riflettere. Noi abbiamo recenti sentenze di TAR che di qualche mese fa che cristallizzano questo principio. Quindi io, come funzione procurement, nell'entrare in contatto con un candidato ad una commessa pubblica, devo verificare dalla stipula del contratto in poi, dal momento della stipula, che ci siano i requisiti, di famosi criteri ambientali minimi, ma all'occorrenza, ab origine, io devo, tra virgolette, accontentarmi, passatemi questo termine in maniera sintetica, ma che rende più intelligibile la situazione, di un mero impegno nel caso in cui diventi il contraente. Ecco, questo è un aspetto che poi, nella visione domestica delle pratiche quotidiane di un addetto, un operatore di settore, si ritrova ovviamente a confrontare, e lì inizia, il discorso interno a ciascuna amministrazione nel come rapportarsi col mercato rispetto a quello che è il mondo degli acquisti e degli appalti. Ecco, questo come contributo ad un dibattito che possa fare coscienza, promuovere una coscienza critica sul sistema. Vedo che sono con gli orari, con l'orario andiamo abbastanza spediti in avanti, la lancetta è inesorabile, quindi ringrazio la Fondazione Ecosistemi per l'opportunità che ci ha dato oggi proprio di portare questo contributo, sia di ennesima conoscenza della realtà societaria Sogin, ma sia un contributo di esperienza dal campo di chi ovviamente ha a che fare con acquisti e appalti. Ringrazio il dottor Cerciello Renna per il suo intervento e per la sua affermazione anche importante sul fatto che esista comunque una giurisprudenza che in qualche maniera porta delle complicazioni che però, o comunque delle parti sfumate, no, dell'applicazione dei CAM. Sposta però anche il fatto che la verifica a questo punto, cioè la verifica dell'attuazione delle condizioni contrattuali e anche delle caratteristiche promesse in fase di gara va fatta, e quindi sposta un pochettino l'impegno del procurement all'esecuzione dell'appalto. Detto questo, ma poi questo aprirebbe una discussione che diventerebbe un altro convegno, e quindi passiamo oltre. Io invito la dottoressa Esposito, Laura Esposito di TIM, a intervenire e a raccontarci anche lei un po' più quello che fa TIM piuttosto che il commento, a meno che non abbia a commenti aggiuntivi rispetto all'indagine, perché mi sembra che di fatto siamo d'accordo su quello che è venuto fuori e sono nati anche altri spunti. A Laura Esposito invece gli chiedo cosa sta facendo TIM, visto che se Poste ne porta 125.000 di persone, forse TIM un po' meno della metà, è un altro paese di questo paese, e quindi magari l'intervento di TIM su questi argomenti può essere comunque di grande influenza su una grande quantità di fornitori. Grazie.
Allora, buongiorno a tutti, sono Laura Esposito e lavoro in un gruppo di sostenibilità che è fatto di donne, quindi mi piaceva sottolineare questo aspetto e anche concludere questa carrellata di interventi aziendali dicendo che cerchiamo di fare sostenibilità a livello sociale anche attraverso una rappresentanza femminile che guida in questo momento a livello aziendale tutti i progetti di sostenibilità del gruppo. Oggi quindi vorrei parlarvi brevissimamente di quella che è la nostra strategia di sostenibilità, che è fortemente voluta dal nostro amministratore delegato e che parte sostanzialmente dalla fissazione di obiettivi precisi che sono stati inseriti all'interno del nostro piano industriale, ma non solamente, anche fatta di un DNA che ci vede come azienda leader del settore ICT, che vuole garantire e contribuire allo sviluppo digitale del paese e che quindi non può non considerare il suo DNA nel impostare la propria strategia di sostenibilità. Ma non possiamo prescindere anche dal nostro approccio, quindi alla progettazione e all'implementazione dei progetti di sostenibilità, che ci teniamo a sottolineare sono fatti di un approccio molto pragmatico basato sulla sperimentazione e poi sulla scalabilità, sull'estensione di ciò che progettiamo e sulla misurazione, aspetto che è stato toccato in più punti e in più interventi. Per noi è importante anche l'aspetto comunicazionale, non solo esterno verso i nostri stakeholder di riferimento, ma anche interno, come diceva Giorgio, che tra l'altro approfitto per ringraziare di questo intervento, di questo invito alla partecipazione e di questo importante insomma convegno. E dicevo, quindi l'engagement interno verso la nostra popolazione aziendale che è fatta di 45.000 e passa colleghi. Non ultimo anche l'engagement finanziario su cui noi puntiamo, perché per noi è importante trasferire anche in modo chiaro e trasparente i nostri obiettivi ESG ai nostri stakeholder di riferimento. E quindi dicevo anche l'engagement finanziario in cui mi piaceva sottolineare lo sforzo che Team ha fatto alla fine del 2020 con l'emissione di un sustainability framework che ha poi portato all'emissione anche di un sustainability bond di 1 miliardo di euro, che quindi sostanzialmente concretizza questo aspetto. Ora ci siamo concentrati nei vari aspetti anche sulla supply chain e quindi il nostro obiettivo è stato quello di iniziare un percorso di transizione verso una supply chain sostenibile. Ma perché questo? Perché sostanzialmente la supply chain sostenibile, la supply chain, oltre ad avere un aspetto di governance importante, ha degli impatti sia sociali che ambientali dirompenti. Sociali perché noi in buona sostanza abbiamo una filiera produttiva che è fatta di circa 3.000 fornitori, quindi gestiamo 15.000 atti di acquisto ogni anno che interessano vado a mente circa 170 categorie merceologiche e hanno un giro d'affari di 5 milioni e mezzo di euro, quindi stiamo parlando di numeri veramente importanti e soprattutto nel nostro senso di responsabilità verso l'ambiente di riferimento. L'impatto anche ambientale, che probabilmente in questi interventi è stato toccato ma non in maniera sostanziale, vorrei ricordare che la filiera produttiva e tutto ciò che a monte e a valle della filiera produttiva ha delle emissioni molto importanti, quelle che noi chiamiamo in termini tecnici scope 3, che nella nostra azienda pesa all'incirca l'80% del totale emissivo e in quest'ambito l'acquisto di beni e servizi incide a sua volta l'80%, quindi vuol dire è molto importante avere consapevolezza nel momento in cui si imposta una direzione strategica in quest'ambito, capire gli impatti che noi muoviamo sia a livello sociale che a livello ambientale. Cosa stiamo facendo? Stiamo lavorando per, e abbiamo iniziato alla fine del 2020, per lavorare verso una transizione della filiera produttiva sostenibile, inserendo tutta una serie di indicatori, di aspetti, di criteri ecosostenibili lungo la filiera della nostra supply chain. A partire diciamo sicuramente dalla parte di qualificazione dei fornitori che è stata ampiamente discussa e quindi non mi vorrei soffermare su questo, però ecco sicuramente qui vorrei dire che il nostro impegno è di allargare, di rinforzare la parte di qualificazione
partendo e switchando, diciamo, da quello che noi oggi chiediamo in termini di certificazioni, di labeling, che abbiamo in qualche modo ampiamente detto, più che altro a un focusing sul prodotto e sul servizio che quel fornitore in buona sostanza ci offre. Ma secondo me lo sforzo principale che noi abbiamo fatto in questo anno di lavoro è stato quello proprio sulla parte delle richieste d'acquisto e sulle gare. Perché? Perché abbiamo cercato di modificare il modo con cui noi richiediamo sul mercato i prodotti e i servizi, introducendo non solamente quindi elementi di pricing ed elementi tecnici che erano un po' quelli nella nostra, diciamo, vocazione, ma aggiungendo degli elementi di sostenibilità. Quindi abbiamo introdotto una checklist di parametri di sostenibilità, sono 30, che abbracciano praticamente tutti i prodotti e i servizi della nostra filiera produttiva, e che sostanzialmente guidano e stanno guidando in questo momento tutti i nostri acquisti. Abbiamo iniziato questo processo in forma di trial, scegliendo delle categorie merceologiche che per noi erano fondamentali, come per esempio gli apparati di rete, che sapete sono essere molto energivori e core del nostro business, ma non solo. Quindi stiamo tracciando ad esempio, quindi nell'ambito di real estate, la fornitura quindi di beni, di arredi che sono indispensabili quindi per l'attività di riorganizzazione delle nostre sedi. Questi sono solamente esempi che noi contiamo quindi di estendere progressivamente alla nostra catena, quindi alle altre categorie merceologiche, per rendere quindi il processo di acquisto assolutamente sostenibile. Anche nella fase di gara, quello che noi stiamo facendo è introdurre una griglia di sostenibilità che sia specifica con gli elementi di punto di sostenibilità, l'affidabilità, il consumo energetico, gli imballaggi, giusto per darvi degli esempi concreti. Che noi misureremo, quindi abbiamo quindi impostato un sistema di KPI all'interno per capire quanto le nostre richieste d'acquisto siano sostenibili. Questo proprio perché prima di modificare quello che è l'ambiente, il territorio che ci circonda, è importante fare un'operazione di engagement e di formazione, parola molto, molto citata, al nostro interno, quindi per modificare il modo in cui noi facciamo accadere le cose. Altre iniziative importanti che vorrei citare sono quelle che noi stiamo facendo nell'ambito quindi della valutazione della performance dei fornitori. Siamo da anni ingaggiati in una società, in un'associazione internazionale molto importante che è il JAC, che è un'associazione di categoria degli operatori di TLC, che si occupa di diffondere i principi di sostenibilità all'interno quindi della catena di fornitura, e con loro stiamo lavorando per dirottare quindi gli acquisti sempre, quindi prodotti in questo caso i device mobili, verso criteri di costruzione e progettazione ecosostenibili, che quindi possano essere poi anche facilmente standardizzati attraverso un marchio. Vorrei concludere parlando di quello che vogliamo fare nel futuro, perché come qualcuno ha detto, la sostenibilità è un learning by doing e non è un processo che in realtà può fermarsi. Anche chi lavora in sostenibilità mi comprende dicendo che il nostro non è solo lavoro, è uno studio continuo, e quindi secondo me questo è un qualcosa che dobbiamo sempre avere a che fare e sempre tenere in mente nell'attività che facciamo quotidianamente. Quindi le sfide per noi sono appena iniziate, non vogliamo dire che siamo già arrivati, ma sicuramente siamo a un livello di consapevolezza molto, molto forte, e quindi le nostre direzioni future sostanzialmente concordano in gran parte con quello che è emerso dal resoconto molto importante del dottor Galotti. Le direzioni sono sicuramente un consolidamento del processo e una strutturazione dei KPI, perché per noi il monitoraggio è fondamentale, ma dico anche di più, non sono solamente KPI finalizzati a se stesso, l'obiettivo è quello di mettere e di creare un sistema comune di metriche che possa in qualche modo guidare non solo noi aziende, ma soprattutto coloro con cui noi abbiamo a che fare quotidianamente, i nostri fornitori. Un altro obiettivo per noi importante è l'engagement dei nostri dipendenti. Per noi la sostenibilità è un pillar che deve essere assolutamente inserito nelle competenze, quindi noi stiamo lavorando su un'attività di formazione più alta su tutta la popolazione aziendale e su un'attività di formazione più specifica per tutti gli addetti al lavoro, non solo in procurement, ma soprattutto le nostre linee tecniche, cioè coloro che
creano la domanda all'interno dell'azienda. La comunicazione è un'altra leva fondamentale e noi lavoreremo soprattutto per rinforzare quella che è la nostra comunicazione esterna su il sito e sui canali digitali. Per noi la comunicazione è l'anello finale di quello che realizziamo, quindi raccontiamo e vogliamo raccontare solo dopo che abbiamo effettivamente messo in campo. E vorrei concludere con un altro aspetto, il tema delle alleanze. Noi come team riteniamo che le alleanze, in genere le partnership, siano un segreto e una chiave di successo per garantire quello che è diciamo un'ottimizzazione, ma anche un miglioramento e anche una velocizzazione di questo processo di cambiamento. Quindi sì a tutto quello che ci consente di mettere in campo e di mettere in comune strumenti, standard, modalità di lavoro che possano quindi aiutarci in questo percorso di trasformazione. Grazie. Grazie. Grazie alla dottoressa Esposito, grazie per quello che ha detto e anche per l'entusiasmo con la quale ha raccontato quello che stanno facendo alla componente femminile del gruppo. E continuiamo con una componente femminile per chiudere questa mattinata che a me è piaciuta, spero anche a voi, e quindi invito Alessia Zoccali, sbaglio sempre tanto, a intervenire e a raccontare un po' cosa Terna sta facendo, perché io lo so che sta facendo delle cose, magari però ve le racconta anche a voi. Grazie. Allora, ringrazio Fondazione Ecosistemi per l'invito a partecipare. Con questa edizione è il terzo anno che Terna prende parte attivamente al Forum Compraverde e quindi ha la possibilità di raccontarsi, di confrontarsi sulle tematiche del Green Procurement. E quindi anche quest'anno cogliamo un po' l'occasione, ritorna un po' la tematica del tempo, no? Per tirare quasi una linea e fare le somme di quello che abbiamo fatto in questi 3 anni sul tema degli acquisti verdi. E un pochino, intervenendo anche, insomma, per ultima, durante questo dibattito, questo convegno, viene anche un pochino, l'istinto anche un po' di confrontarsi con le altre realtà, no? Adesso raccontandovi un po' quello che abbiamo fatto in questi 3 anni, emerge come poi le strategie che vengono prese, vengono interpretate dalle grandi aziende pubbliche, private o partecipate pubbliche sono diverse e chissà, magari però ci porteranno tutti un po' allo stesso traguardo, a raggiungere gli stessi obiettivi. Terna rappresenta una delle diverse imprese italiane che operano nel settore, nei cosiddetti settori speciali. Noi siamo infatti appunto il Transmission System Operator italiano, siamo chiamati a svolgere le principali attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica in Italia, siamo quindi responsabili della continuità del servizio fornito sulla rete di trasmissione su tutto il paese. Io in questo momento non voglio dilungarmi sul ruolo attuale di Terna, che è chiamata a mantenere elevati livelli di standard, di qualità e continuità del servizio in un sistema elettrico che è in rapida evoluzione, no? Più complesso e caratterizzato dalla crescente rilevanza delle fonti rinnovabili non programmabili e quindi del forte impegno di Terna a sostenere, diciamo a guidare la transizione energetica. Il piano industriale 2021-2025, l'individuazione delle principali opere sulla nostra rete di trasmissione nazionale sono completamente orientati a favorire la transizione energetica e gli impegni dettati dal piano nazionale per l'energia e il clima, appunto gli impegni in favore della decarbonizzazione. In questo contesto la sostenibilità di Terna è un driver strategico e di business e in base ai criteri della tassonomia europea il 95% dei circa 9 miliardi di investimenti previsti nel piano industriale che citavo prima, il cosiddetto Driving Energy, è per sua natura sostenibile, finalizzato all'integrazione delle fonti rinnovabili non programmabili e all'incremento della sicurezza e della resilienza del sistema elettrico. Anche noi come Poste Italiane, come Eni, insomma, facciamo la dichiarazione non finanziaria appunto annualmente, ci siamo dotati della nostra analisi di materialità, quindi insomma questi processi mi sembra che siano piuttosto comuni.
Detto ciò, fatta questa premessa, vorrei invece oggi appunto soffermarmi maggiormente proprio su le attività svolte da Terna negli ultimi 3 anni, che vanno a testimoniare un po' l'impegno che abbiamo avuto proprio sul rafforzamento della sostenibilità della catena di fornitura. E quindi nel mio racconto si delinea un po' anche in quanto tempo e cosa abbiamo raggiunto, che cosa una società come Terna può raggiungere nel corso di 3 anni. Terna ha iniziato ad approcciarsi alla tematica del GPP dal 2018 partecipando dapprima a un tavolo di confronto promosso da Confindustria e coordinato, condotto da Fondazione Ecosistemi, nel contesto del quale è stato pubblicato nel 2019 il primo position paper dal titolo Green Public Procurement, una domanda giusta per un'economia circolare e sostenibile. E la redazione di questo documento è stata possibile appunto grazie proprio alla partecipazione di imprese e associazioni di Confindustria, tra cui Terna. È in quello stesso momento che Terna è andata a individuare nel GPP lo strumento più adatto per permettere di approvvigionarsi di beni, servizi ed opere che abbiano un impatto ambientale ridotto durante l'intero ciclo di vita, e quello di incoraggiare appunto lo sviluppo di un mercato interno più ecologico, sociale e innovativo. E qui mi permetto di citare, no, la definizione accademica del GPP. E quindi attraverso questa consapevolezza abbiamo iniziato ad applicare i CAM, i criteri ambientali minimi, quelli definiti appunto dal MITE in attuazione del piano nazionale, del piano d'azione nazionale per il GPP, per i nostri comparti non strumentali. Prima riflessione: lo abbiamo fatto in maniera volontaria per i nostri comparti non strumentali, ovvero quelli che non sono legati al core business, proprio perché le categorie merceologiche individuate dal piano d'azione nazionale sono ovviamente quelle che non hanno a che fare, no, con il settore speciale tipico di Terna. E poi ci ritorno su questo aspetto perché secondo me è ancora importante sottolinearlo. Nel corso del 2020 è stato progettato un piano formativo sulla tematica del GPP e dei CAM, e qui, quindi mi aggancio al tema della formazione che più volte abbiamo toccato durante questa mattina. Per noi, noi l'abbiamo sentita proprio come un'esigenza per rispondere appunto in maniera efficace a trasferire conoscenze, no, rispetto a quello che è il contesto normativo in cui si inserisce il GPP, e a trasferire anche conoscenze relative all'introduzione dei criteri ambientali minimi per l'approvvigionamento dei beni e servizi tipici di Terna. Questo, secondo me, dipende anche dal fatto che le dinamiche poi aziendali sono appunto diverse, e diciamo che l'impulso ad utilizzare il GPP non è stato un impulso che è nato direttamente all'interno della struttura degli acquisti e appalti, e quindi ci siamo resi conto che invece i nostri buyer, ma anche tutti i tecnici referenti di gare di beni e servizi, ovvero coloro che poi materialmente scrivono, redigono le specifiche tecniche, avevano bisogno invece di essere formati sulla tematica. Questo piano formativo si è articolato erogando un totale complessivo di circa 600 ore di formazione, ha coinvolto una popolazione aziendale di circa 200 persone in tutto, e oltre a delle edizioni più squisitamente tecniche abbiamo previsto anche un workshop dedicato alle figure apicali aziendali, in cui tra l'altro abbiamo avuto il piacere di avere un'apertura della nostra presidente. Quindi qui la volontà anche di Terna di fare engagement sulla tematica all'interno dell'azienda. Quindi tutto questo che vi ho raccontato fin qui ha portato oggi Terna ad adottare una policy interna in cui viene ormai sancita l'adozione dei CAM per la maggior parte dei propri approvvigionamenti, rientranti quindi ancora nell'ambito del non strumentale e in quello che possiamo definire il facility management. E qui ci agganciamo con i dati che vedevamo stamattina: questo per Terna è un po' il consolidato. In particolare noi adottiamo CAM per, faccio qualche esempio, approvvigionamento di beni e servizi che rientrano negli arredi per interni, negli eventi pubblici, nella ristorazione collettiva, nella pulizia e disinfezione dei locali, nell'acquisto di indumenti e quindi prodotti tessili, indumenti per i nostri colleghi operativi.
E quindi possiamo testimoniare, diciamo, che l'utilizzo degli appalti circolari anche su base volontaria può rappresentare per le imprese che come Terna operano nel settore speciale uno strumento non soltanto per migliorare la propria efficienza aziendale, ma anche la modalità con la quale realizzare un vantaggio competitivo sui concorrenti attraverso la creazione appunto di processi innovativi. Quindi ecco, a differenza, più che a differenza, qui ritorna il tema della qualificazione del parco fornitori. Noi stiamo facendo in questo momento, stiamo aumentando la sostenibilità del nostro parco fornitori attraverso l'applicazione dei CAM in tutta una serie di settori merceologici. E questa opportunità ci ha inoltre consentito anche di modulare l'inserimento di criteri ambientali nei bandi di gara in maniera più graduale, prevedendo ad esempio inizialmente l'introduzione di criteri di base, magari quelli per i quali alcuni fornitori denunciavano maggiori difficoltà, non a livello cogente ma a livello esclusivamente premiante, con attribuzione quindi di punteggi di gara ai fornitori che presentavano effettivamente prodotti più sostenibili. Questa strategia ci ha consentito quindi di verificare la risposta da parte dei fornitori e capire anche quali criteri attualmente sono di difficile applicazione. Anche questa tematica ricorre, ne abbiamo parlato anche stamattina in apertura del forum. E quindi ci sono criteri che ancora appunto sono di difficile applicazione e richiedono quindi una rimodulazione oppure un tempo maggiore per consentire la maturazione del mercato di riferimento. Diciamo che nel lungo termine questa strategia sta rappresentando per Terna anche un esercizio per stimolare lo sviluppo dei cosiddetti accordi precommerciali o appalti innovativi che hanno come sbocco finale, che avranno speriamo come sbocco finale, la messa a punto di CAM specifici per Terna. L'obiettivo di Terna in corso, che si svilupperà quindi per l'intero arco del 2022, è proprio quello di introdurre gradualmente i CAM all'interno delle proprie gare strumentali legate al core business, effettuando quindi degli acquisti cosiddetti circolari, degli acquisti verdi, ogni qualvolta ci si approvvigioni di forniture per la realizzazione delle nuove opere elettriche. Gli strumenti che in questo momento stiamo utilizzando possono essere così sintetizzati. Abbiamo avviato un tavolo tecnico interno per colmare ancora dei gap sui criteri ambientali minimi riguardanti l'edilizia. Nel senso, ci sono ancora criteri che dobbiamo effettivamente inserire, implementare nelle nostre specifiche tecniche e nei nostri capitolati speciali d'appalto, e lo stiamo facendo con un tavolo tecnico, ripeto, che vede ovviamente il coinvolgimento di diverse strutture dell'azienda, anche quelle più squisitamente tecniche come appunto la nostra ingegneria, le nostre tecnologie e via dicendo. Abbiamo da pochissimo avviato un'indagine di mercato per alcuni dei nostri comparti qualificati per la fornitura di elementi di rete. Quando parlo di elementi di rete mi riferisco scusate, proprio all'acquisto di cavi, conduttori, morsetteria, isolatori, eccetera, che poi è volta questa indagine di mercato ad individuare quei fornitori virtuosi che abbiano effettivamente poi investito nel cosiddetto design di prodotto, quindi che abbiano investito magari nella ricerca e sviluppo di materiali riciclati o facilmente riciclabili, nella disassemblabilità per esempio, che è altra diciamo, criterio molto importante. E abbiamo creato anche un nuovo gruppo merceologico chiamato Advanced Materials, nel quale start-up e PMI innovative, e qui ritorno sul tema quindi dell'innovazione, in cui secondo me appunto il nesso tra GPP, appalti circolari e innovazione è veramente molto stretto. Quindi questo nuovo dicevo, gruppo merceologico nel quale start-up e PMI innovative possono inoltrarci le loro richieste di qualificazione anche per l'ambito bioeco materials, quindi l'impatto dei materiali forniti da tali operatori verrà valutato quindi lungo l'intero ciclo di vita del materiale stesso, del bene stesso che ci stanno offrendo questi operatori in ottica di life cycle assessment. È stata infine pubblicata una lettera aperta ai fornitori sottoscritta dal nostro responsabile degli acquisti insieme ai responsabili degli acquisti di ben altri 6 TSO europei, quindi c'è anche delle azioni che possiamo dire anche un po' a livello internazionale. Questa iniziativa si chiama The Greener Choice e in questa comunicazione
scusate, comunicazione ufficiale sottoscritta dai principali gestori dei sistemi di trasmissione europei, viene proprio ribadita l'importanza delle scelte che facciamo al momento dell'acquisto di materiali e dei servizi indispensabili al nostro operare. Viene inoltre confermato, sempre in questa lettera aperta, da parte di tutti appunto i gestori che l'hanno sottoscritta, lo slancio internazionale degli investimenti in prodotti più sostenibili, e questo ci dà la certezza che siamo solo all'inizio di una transizione globale. Tutto questo, diciamo, che vi ho raccontato in pochissimo tempo, crediamo veramente che ci possa portare ad individuare criteri ambientali di sostenibilità proprio applicabili ai servizi di fornitura e messa in opera di elementi di rete. Quindi, ripeto, a quelli che sono i beni, le forniture core di Terna. In conclusione, questa strada che fin qui abbiamo delineato in azienda inizierebbe ad essere, secondo me, anche matura per appunto iniziare ad applicare anche il ritorno sulle metriche di valutazione della sostenibilità della catena di fornitura, e che tra l'altro sono necessarie appunto per rendicontare meglio l'aspetto della sostenibilità della catena di fornitura anche all'interno della dichiarazione non finanziaria, dove al momento effettivamente, qui faccio è come se denunciassi un po' Terna, insomma, in questo momento il KPI, l'indicatore che utilizziamo, è effettivamente nel comparto dei operatori, fornitori qualificati, in quelli che sono poi i comparti merceologici più rilevanti dal punto ESG, noi chiediamo appunto di essere dotati di sistemi di certificazione ambientale del tipo EMAS o ISO 14001, insomma. Vi ringrazio per l'attenzione. Ringrazio Marco Ravazzolo, che non credo sia ancora collegato, Marco Conte, Leonardo Di Maria, Marco Casati, Massimiliano Monnanni, Luigi Cerciello Renna, Alessia Zoccari, Laura Esposito, per essere intervenuti oggi. Per me è stata una giornata di spunti per approfondire l'indagine, e dall'altra parte di confronto e condivisione di esperienze. E quindi per me oggi è stata proprio la giornata by Green Community, nel senso, questo è quello che intendiamo quando vogliamo fare by Green Community. Noi vogliamo indagare, studiare, indicare, trovare delle soluzioni, e dall'altra trovarle anche grazie al confronto di soggetti differenti, perché oggi c'era TIM, c'era Sogin, c'era Eni, c'era Poste, c'era Terna, ognuno di questi fa parte di un settore differente, a proposito di analisi di settore, però comunque possono essere utilissimi per dare degli spunti di approfondimento nei propri settori, e dall'altra anche per arricchirsi vicendevolmente grazie all'esperienza che è stata fatta da ognuno. Alessia diceva prima, quando uno poi viene qua ad ascoltare gli altri si rende conto che ognuno poi lo fa un po' diversamente. Faccio anche i complimenti alla fine ad Alessia Zoccali, perché dopo 3 anni in fondo, no? Però dopo 3 anni mi sembra che le cose messe in campo da Terna sono parecchie, e quindi c'è speranza, così come c'è speranza per tutti quelli che sono intervenuti, che hanno fatto vedere che comunque con le mani in mano non ci stanno e non hanno intenzione di rimanerci mai. Grazie, grazie, buon pranzo, e al prossimo anno con la terza edizione del Sustainability Monitor Report.